Questa nuova meditazione che vi propongo è specifica della festa del Vesak, in cui le energie del Cristo e del Buddha scendono in abbondanza sulla terra. Questa volta però scendono per un tempo molto più lungo, in abbondanza, ossia tra i due pleniluni, la luna piena di maggio sino a quella di giugno. Quello che vi propongo è di sedervi in una posizione confortevole, di chiudere gli occhi quando sarete seduti in un luogo calmo. Chiudete gli occhi e seguite per qualche istante il ritmo del respiro, tranquillamente, senza forzare. Seguite il ritmo del respiro, sentite l'aria che entra, che esce, con calma, tranquillamente. Sentite la parte alta della gabbia toracica che si allarga all'inspirazione, le coste, il ventre. E poi all'espirazione sentite il ventre che diventa più piatto, le coste che si stringono, la parte alta della cassa toracica che si abbassa. Fatelo ancora qualche istante, tranquillamente e senza forzare. Poi, piano piano, sentirete una spirale e visualizzerete una spirale di luce che vi circonda, una magnifica spirale di luce in cui salite tranquillamente, dolcemente. Lasciatevi assorbire da questa spirale di luce. Salite, salite. Sempre più in alto, sempre più lontano. Salite tranquillamente, sempre più in alto, sempre più lontano. Adesso siete in una vallata. Una magnifica valle. Guardate le montagne innevate intorno a voi. Guardate i picchi, l'erba verde di questa vallata. In questa vallata vi è una torre al di sopra della quale brilla una pietra. Alcuni la chiamano la pietra di Shintamani, altri lo chiamano il Graal, altri il Goral. È una pietra verde, di un verde smeraldo. Guardatene i raggi di questa pietra, che come un faro vanno e si dirigono in tutte le direzioni. E sapete che questa pietra è una benedizione per il pianeta Terra. Siete là, adesso, in contatto con l'energia di Shambhala. Sentite questa energia che si riversa in voi, un'energia potente, calmante, amorevole. Un'energia a cui nulla fa più ostacolo, ove sentite che tutto può essere risolto. Sentite una forza incredibile all'interno di voi stessi. Sentite questa energia potente che vi abita. E prendete qualche istante per davvero percepire, sentire dentro di voi, in ciascuna delle vostre cellule,
questa energia. E piano piano guardate, sentite che ognuna delle vostre cellule diventa dorata. Ognuna di queste cellule, delle vostre cellule, si trasforma. Sono delle cellule vive, di una gran bellezza, di una grande intelligenza. E piano piano sentirete che i vostri piedi diventano dorati. Le gambe, i polpacci, le cosce. Sentite questo dorato, questo oro che sale in voi. Un dorato, un oro che purifica, che rigenera. Sentite la parte alta del corpo che diventa anch'essa come dell'oro. Un oro che si diffonde pian piano nelle spalle, le braccia, le mani, lungo la schiena. E poi un oro che sale lungo il collo, riempie completamente la testa. Siete tanto brillanti quanto l'oro, ma si tratta di un oro alchemico, un oro che non ha niente a che fare con l'oro che si scambia o che si arricchisce. Questo è un oro che arricchisce interiormente, un oro che trasforma, che trasmuta. Sentite che in voi tutte le vostre cellule, tutto il vostro corpo, le più piccole parti del vostro corpo sono trasmutate. Prendetevi il tempo di vedervi completamente trasformati, di sentire all'interno di voi questa potenza trasformatrice di ciascuna delle vostre cellule e di tutte le parti del vostro corpo fisico e di tutti i vostri corpi sottili. Nel momento in cui sentite che siete trasformati, che vi state trasmutando, che questo oro alchemico è in voi e dentro di voi vi trasmuta, inizierete a ricevere l'energia cristica e buddhica in contemporanea al tempo stesso, l'amore e saggezza. Questo amore e saggezza che vi riempie e che immediatamente ridonate al mondo, al pianeta Terra, ai suoi abitanti visibili o invisibili, a tutto ciò che ha una vita. E pian piano vi rendete conto che il mondo è magnifico. Percepite piano piano la bellezza di ogni essere, le bellezze di ogni pianta, di ogni animale, di ogni tavola, di ogni mobile, di ogni casa. Tutto vive di una vita autonoma, di una vita divina, di una vita alchemica. Tutto è in trasformazione, in trasmutazione. Ricevete, continuate a ricevere questa cascata di amore e saggezza che penetra attraverso il vostro settimo chakra sulla cima della testa e scende dentro di voi, che vi abita, rimane dentro di voi e poi voi rendete, restituite all'umanità, alla nostra terra, alla vostra terra, ma anche a tutti i mondi che esistono. E guardate il pianeta Terra, sempre più bello, che irradia sempre di più
questo famoso pianeta blu che così tanti esseri desiderano, questo famoso pianeta scuola che ci insegna così tanto, questo pianeta di amore, questo pianeta la cui sfida è di poter creare l'unità nella diversità. E sentitevi collegati con tutti gli esseri della Terra. Formate un cerchio, un immenso giro tondo che fa il giro della Terra. In questo vostro corpo dorato, tutti e tutte, illuminate la Terra e siete nutriti da essa. E adesso lasciate che il pianeta continui il suo percorso. E guardate di fronte a voi un immenso DNA che è il vostro e che gira lentamente. E vedete che vi sono dei filamenti supplementari. E vedete questo DNA che diventa sempre più dorato anch'esso. Guardatelo mentre si riempie. Guardatelo. Dorato sempre di più. Pian piano diventa sempre più dorato. Si trasforma, si trasmuta. E sapete che è il vostro DNA. Sapete che sta prendendo tutta la potenza di cui ha bisogno per continuare la strada. Sentite, guardate, percepite, guardatelo mentre gira, guardatene la bellezza e lasciatelo integrarsi piano piano, venire verso di voi e integrare ciò che siete. Guardatelo mentre si integra a ciò che siete. E adesso, semplicemente, intonate un canto, un suono, poco importa, che viene dal vostro cuore e che si diffonde là dove siete. E all'interno di voi stessi avrete anche lì un canto di gratitudine verso voi stessi e verso tutti coloro che vi fanno vivere questi momenti con intensità, che vi fanno vivere questo periodo. E se vi siete organizzati in questo modo e ne avete voglia, potete anche bere dell'acqua. Un'acqua che durante tutta la vostra meditazione è stata riempita da un'energia particolare che potrete anche condividere tra di voi se siete in tanti. E dolcemente, al vostro ritmo, aprirete gli occhi. E vous reviendrez.
E ritornerete qui adesso con una forza, un'energia, un amore più potenti di tutto ciò che avete potuto conoscere sinora.